La meraviglia della creazione di Judith Husey, 8 aprile 2024. Spesso mi stupisco della meraviglia della creazione stessa e della sorgente della creazione. Ogni anima, quando si incarna sul pianeta Terra, avrà un'esperienza unica, così come ogni anima reagirà in modo diverso alle stesse circostanze, poiché l'unicità dell'anima e le sue qualità uniche determineranno le esperienze e il risultato. A ciò si aggiunge il libero arbitrio di ogni anima e le sue scelte, che influenzano il modo in cui il movimento e le esperienze della vita si manifestano nella forma e nell'essere. Per esempio, quando si verifica un evento importante, ogni anima, grazie alla propria unicità e al modo in cui sceglie di reagire a questi eventi o circostanze, lo vivrà in modo diverso. Alcuni ricorderanno in seguito che tali eventi sono stati momenti in cui sono stati spinti oltre ogni limite e hanno sperimentato miracoli. Altri lo troveranno effettivamente traumatico ed entreranno nelle notti buie dell'anima. Alcuni scopriranno improvvisamente di avere doni e poteri dell'anima che non avevano mai usato prima in questa vita e che improvvisamente vengono alla ribalta, come spesso accade nei periodi di difficoltà o di gravi sfide. Per me questo è il senso della vita. Sì, siamo tutti coinvolti, ma il modo in cui lo sperimentiamo sarà unico per ognuno di noi. Dipende solo da dove si trova il nostro punto di messa a fuoco. Quando lo scopo e la vocazione della nostra anima sono più grandi della somma di tutto ciò che sta accadendo, la nostra anima si eleverà in qualche modo al di sopra di tutto e ne uscirà più forte e più saggia. Il dottor Viktor Frankl, nel suo piccolo libro La ricerca del significato, che racconta la sua esperienza nei campi di concentramento dove si trovavano le camere a gas durante la Seconda Guerra Mondiale, si chiese mentre era lì come mai alcune persone sembravano sopravvivere e non avevano mai dovuto attraversare un simile calvario e perché alcune lo avevano fatto. Scoprì che tutti i sopravvissuti avevano una visione e uno scopo più grandi di loro, che li aiutava a superare quasi tutto. In questo momento così importante, ricordate che l'unica ragione per cui la vostra anima si è incarnata in questo momento è quella di portare a termine la missione, per vedere l'anima lavorare fino al completamento e poi per ancorarsi nella vostra immensa saggezza e conoscenza dell'anima nella nuova terra e nella nuova età dell'oro. Quando il focus e la visione sono presenti, più grandi della somma del sé, non potete più giocare in piccolo. Scegliete di mantenere la vostra concentrazione e attenzione, le vostre preghiere quotidiane e le vostre azioni quotidiane sull'obiettivo finale. Indipendentemente da ciò che accade o viene trasmesso là fuori, non vi lascerete distrarre da niente o da nessuno, perché questa chiamata e questa visione sono nel vostro cuore, nella vostra anima e in tutto il vostro essere. Non è determinata o dirottata da chiunque e da qualunque cosa. Questo è il miracolo della vita e così tante anime maestre saranno ora lì, in piedi, nella pienezza dei loro poteri animici e andranno a costruire la nuova età dell'oro, perché non possono fare ed essere altro che la verità di chi e cosa sono. Con amore e nell'amore, per il più grande bene di tutti. 1. Traduzione e voce Marina.